Anche oggi 60 secondi e vi racconto la prima storia che io vi ho raccontato all'inizio di questa rubrica. È la storia di un imprenditore italiano, il più famoso nel mondo, o tra i più famosi. Beh, quando scoprirete il nome, forse molti di voi sanno che ha iniziato la sua carriera costruendo trattori. Questo imprenditore era un appassionato di auto e tra i vari modelli aveva una Ferrari, e questa Ferrari si rompeva sempre il cambio quando lui amava sgommare. Allora, un bel giorno è andato da Enzo Ferrari e gli ha detto che non era affatto contento. E Enzo Ferrari gli ha detto: ma tu sei abituato a guidare i trattori, non saprai guidare bene una Ferrari. Allora lui ha portato l'auto in officina, nella sua officina dove costruiva i trattori, l'ha smontata e ha visto che la frizione era la stessa che lui utilizzava per i suoi trattori. E da allora ha deciso di costruire, fabbricare e vendere le Lamborghini. Ferruccio Lamborghini.